Domenica, diretta di oggi domenica 15 dicembre ciao a tutti vedo che siete tutti quanti in eh, collegamento già su instagram ciao Claudia dalla Sicilia Carlino grande Carlino so che stai sciando e so che questa zuppa ti andrà di traverso perché parlerò dei vostri amici eh, Rita buongiorno parlerò delle sardine che piacciono a tutti i fighi del pianeta beh intanto diciamocelo perché piacciono queste sardine perché questo litter delle sardine è obiettivamente un grandissimo trascinatore lo dico senza Veramente perché ha una bella faccia, è un finto giovane. Perché in realtà a 32-33 anni la gente non è giovane. Che, che ne pensi la lettura oggi del Corriere della Sera? Però è obiettivamente il, la faccia giusta, anche perché la faccia alternativa chi è Conte? Zingaretti, no, Zingaretti c'è una bella faccia, devo dire, però insomma, non è esattamente la faccia della novità in politica. Perciò, questo ragazzo c'è una bella faccia, ma non è un giovane, è un ragazzo, perché a quell'età le persone normali hanno già fatto dieci anni di lavori, non è che lavorano per il giornaletto di Prodi o di Clo, scusatemi, eh, un piccolo lapsus freudiano. Ma insomma, le sardine si sono viste. Lui ha avuto un grandissimo successo di piazza, questo è innegabile. Però il punto fondamentale oggi lo trova. Fede Fede e Giuseppe Roberto un saluto dalla Valsesia chi lo coglie oggi il, secondo me il dato fondamentale è Antonio Socci in un pezzo lontano quelli che probabilmente voi non leggerete mai sul Libero perché non fa altro che ricordare quelle che erano le piazze che vi piacevano tanto a voi progressisti eravate pazzi di quella piazza di marzo del 2019 dell'Inghilterra un milione di persone in piazza contro quell'ignorante di Boris Johnson e soprattutto questa grande cagata della Brexit. Come è finita? Poi si è visto che gli elettori, quando sono andati a votare, hanno votato per Johnson alla stragrandissima maggioranza perché, obiettivamente. Era il volere, cioè, le piazze, come racconta Elia Scanetti, sono questa specie di roba che si incanala senza. Ba è il bisogno di esserci, che io lo capisco per una sinistra frustrata di avere Zingaretti, Conte, Gentiloni! E ieri cosa fanno questi fenomeni? Tweet di Gentilone! L'Italia si è desta! Tweet di Zingaretti, cambiamo la insieme questa bella Italia, belle le proposte. E poi Di Maio, sarebbe bello lavorare insieme. Ma cazzo, passate ma lì a che governate? Di Maio, Zingaretti, Gentiloni, ma io non riesco a capire il cortocircuito. Questi vanno in piazza, dicono che tutto non funziona, che bisogna cambiare il decreto sicurezza. Siete voi che governate. Non è Salvini quella faccia del cavolo che a voi fa orrore, non è la Meloni quella donna che a voi fa orrore. Non è rete 4, avete tutto quello che volete. Avete, comandate, governate. E perché ci dovete sfasciare, i coglioni, e noi? A Piazza San Giovanni contro l'invasore. Bella ciao, una canzone che mi fa orrore. È una bellissima canzone. Bella ciao e il leader delle sardine sono esattamente la stessa cosa. Sono esternamente bellissime, hanno una bellissima melodia, ma in realtà, dentro, cosa c'è? C'è la resistenza a chi? A Gentiloni, che avete appena nominato commissario europeo e che canta Bella ciao in, Parlamento, in Commissione europea, a Zingaretti, che è il vostro segretario. Insomma, la proposta delle sardine, è ieri, è arrivata ed è quella di a parte alcune cose allucinanti sui social media, allucinanti, allucinanti, controllare, non dire, eh, eh, verificare le novità, eh, cioè dicono delle cose che. Eh, soltanto a Flavia Perina una che era innamorata di Fini Flavia PERINA una che era innamorata di Fini e a Filippo Rossi può piacere questa gente qua nel senso che fanno parte di quel millier delle cagate politicamente corrette dei ragazzini politicamente corretti che potete immaginare non propongono nulla se non, cara Alessia se non questa vicenda dell'abolizione del decreto sicurezza che è perfettamente legittimo ma dovrebbero parlare con i loro punti di riferimento il leader del Sardine dice mai dire mai, e anche su questo è secondo me straordinariamente onesto, dice potrei anch'io essere, eh, potrei anch'io candidarmi, una cosa di questo tipo, adesso non voglio dire le cose, non voglio mettere le parole in bocca, però mai dire mai l'ha detto sicuramente riguardo alla politica, e qui andiamo a finire. È un grandissimo, diciamo, rivitalizzante, è un botox a quella faccia. Consunta della sinistra, Merlo impazzito su Repubblica, uniscono la sfida, ehm, vincono la sfida di San Giovanni. Non ci sarà indicazione di voto. Ma che sfida di San Giovanni? Ma contro chi? Io impazzisco come se ci fosse una specie di Moloch di cattivoni che ci governa. Vabbè, di Socci ve l'ho detto. La lettura di oggi, un pezzo scritto tre pagine della lettura. Io, mi, io vi dico, cari amici della lettura, che oggi, peraltro, ci sono dei pezzi molto belli, Maurizio Ferrari, ci sono. De pezzi straordinari, voi dovete leggervi le prime tre pagine della lettura. Vi prego fatelo! Perché lì si confonde, come sempre, il, la passione politica alla incapacità di scrittura: cioè, se tu sei un incapace a scrivere un pensiero, magari questo scrittore sa scrivere bene in altre occasioni, ma è, è, è talmente banale e imbarazzante. Io dico, il direttore della lettura ha letto le prime tre pagine, ha letto quello che dicono il movimento è visto in modo positivo anche da alcuni settori delle letture. Di centrodestra, ma scrivono come i temini di prima elementare, va bene. Fantastico. Vittorio Maciocci invece, che non scrive come i bambini prima di alimentare oggi fa un pezzo bellissimo e dice: Ma quali partigiani? Ma smettetela di vestirvi da partigiani! Non ci sono le montagne, non c'è l'invasore! Ma comunque, insomma, io direi che abbiamo eh, pulito molto bello il pezzo oggi di, di Polito, che oggi spiega i due errori della, eh, mh, di queste piazze, che sono le solite piazze della sinistra. Ma voglio dire, quando c'è una piazza che a me fa orrore, quella di destra come quella di sinistra, cioè io in piazza non ci vado. Ma è un mio eh, diciamo, atteggiamento eh, elitario per la quale mi fa orrore la piazza di dei signore di centrodestra come mi fa orrore la piazza dei signori di centrosinistra basta votare e votare per quello che uno pensa la piazza insomma se c'è un disastro si va in piazza ma la piazza lasciamo la CGL e alle servine ma comunque la vera notizia della giornata è la popolare di Bari perché vedete la popolare di Bari è una delle ennesime storielle italiane le racconto io oggi sul giornale in cui, alla fine, cosa succede? Una, una banca viene condotta in maniera pessima dai coloro che gestiscono la banca oggi tutti i giornali ne parlano: il regno di, degli Jacobini, i prestiti agli amici imprenditori. La solita cosa che abbiamo visto in Veneto, abbiamo visto in Emilia-Romagna, l'abbiamo vista in Liguria, l'abbiamo vista in Puglia, figurati in Sicilia, in Campania. Le abbiamo sempre viste queste cose qua. Quindi i gestori di questa banca la gestiscono male, la Banca d'Italia cerca di salvare e per salvare le appiccica un'altra banca di merda fallita che era Tercas. Questo rende, se unisci due depressi e li metti insieme a uscire a cena, come sarà la loro cena? Ve lo chiedo io, punto di domanda. Se tu metti due sfigati insieme a chiacchierare, come sarà la loro chiacchierata? Se metti due banche fallite insieme, come saranno le due banche fallite insieme? Toc toc! Ci arriva anche un bambino piccolo, piccolo, piccolo a capire che le due banche prima o poi falliscono perché due banche fallite insieme falliscono o oh no. Il punto fondamentale è che le banche falliscono, poi ci sono i risparmiatori che hanno comprato le azioni di quelle banche, ci sono i risparmiatori che hanno comprato le obbligazioni di quelle banche e ci sono i correntisti che hanno messo in quelle banche più di 100.000 euro, 200, 300.000 euro. Quindi, che facciamo? Se facciamo saltare la banca, facciamo saltare anche tutti questi. Io dico a un certo punto, forse un. TOC TOC, come dico io, ai risparmiatori, cioè di non stare così tranquilli quando mettono i soldi in banche che loro non controllano? Beh, insomma, forse prima o poi lo dovremo dare, anche perché scrivo oggi sul giornale, ma lo ripeto forte anche a voi, e non lo leggo da nessuna parte sui giornali, perché tutti sono incistati sulla polemica politica. È possiamo ancora pensare che si prende un miliardo dei contribuenti e lo si dia? alle banche ma no, le banche non sono le banche sono i risparmiatori, gli azionisti gli obbligazionisti di quelle banche cioè è un gigantesco trasferimento di risorse dagli italiani dai contribuenti agli azionisti obbligazionisti e correntisti del Montepaschi di Siena a quelli di Carige a quelli di Bompolare e Truria a quelli di, de, de, della Cassa di Terni a quelli di Tercas a quelli della Popolare di Bari cioè noi lavoriamo per pagare i buffi o eh, delle banche in cui alcuni hanno investito i loro danari va bene così? se va bene così continuiamo così a me meno è foto Nulla. Conte si inventa oggi una soluzione perché ovviamente le banche le salvava il cattivo Renzi che oggi in un'intervista dice voglio sentire le scuse dei grillini nei miei confronti che mi fecero un mazzo così sulla popolare Truria. oggi salvano eh, Carige e Popolare di Bari e tutti zitti e muti e no, ma Conte oggi dice io la voglio salvare per fare la grande b***a. Per carità, speriamo che non faccia la Banca del Sud perché andremo a fare come l'ILVA, come l'Ital-Sider, come tutti gli investimenti della minchia italiani. Scusatemi. Toc-toc! Secondo voi, statemi a sentire bene, 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 voi vorreste affidare la nomina e la presenza di una Banca del Sud agli stessi politici che vogliono come Presidente della Commissione sulle banche, un certo Lannutti. Lannutti. Quello che twitta a proposito di Sardine e eh, sul complotto degli ebrei contro le banche, contro i risparmiatori. Ecco, questo è il candidato del Movimento 5 Stelle, il partito più importante di questo, di questo Parlamento, alla commissione che deve indagare sulle banche. E noi vogliamo affidare ai 5 Stelle e ai loro rappresentanti al governo le nomine della Banca del Sud. Ma siamo matti! Matti! Meglio gli Jacobini! Che Di Maio e Lannutti, vi è chiaro o non vi è chiaro? No, perché ovviamente gli italiani poco liberali pensano sempre che sia colpa dell'iperliberismo e non dello Stato che fa delle pessime nomine? Sette inchieste intanto delle procure su questa. Ehm, su questa banca per i prestiti che hanno fatto e la cosa straordinaria è uscita oggi il sole che queste robe qui arrivano sempre dopo che ormai è fallita la banca, mai un minuto prima, mai un minuto dopo, quando fallisce la banca arrivano queste cose, è anche abbastanza normale, però insomma eh, fa sempre ridere. Caro Nicola, come al solito non si sente niente, Santino, non si sente niente, e se tu che non senti niente, non so come dirti, qua si sentono tutti, eh, c'è forse un problema nel tuo audio, qua ci sono 1900 persone che sentono bene, tranne pochi purtroppo, Roberta Cusciti l'antisemita e cita Lannutti, l'uomo che è diventato famoso proprio per la battaglia contro le banche e adesso farà il presidente della commissione delle banche spiegandoci che è un complotto judo-mossaini, come cavolo si chiama. Fantastico oggi il Fatto Quotidiano perché ha uno scoop pazzesco. Stefano, Renato, Françoise, le Jacobin nostri. Eh, il, lo scoop pazzesco del fatto, buongiorno anche a te da Instagram, sapete qual è? Hanno trovato la cartina, giuro, 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 la piantina di quelli che erano seduti a tavola con Boschi, che era eh, un ministro del governo Renzi, eh, Lotti, eh, Carrai, Bianchi e Carbone. Cinque rappresentanti più o meno del PD Renziano vanno a cena e con loro ci sono 18 finanziatori della fondazione Open. Cosa fanno i cronisti di Marco Travaglio? Lottano contro tutto e contro tutti e finalmente pubblicano la piantina di quella cena. A me l'unica piantina di una cena che mi è piaciuta è quella dei giorni scorsi in cui si vedeva a capotavola Rocco Casalino che menava le danze con Conte, Merkel e altri 4-5 rappresentanti mondiali. Allora io quella piantina penso. Ragazzi, meglio... Vedere la piantina di Rocco Casalino che sta a cena con i grandi. Rocco Casalino, nel senso che lo spin doctor della politica italiana è diventato Rocco Casalino e gli stessi che pubblicano la, la cartina eh, dei. dei dei soldi di Open non si scandalizzano che eh, della piantina dei grandi del mondo che stanno a pensare a questa roba qua. Anche se io voglio dire oggi leggo su Repubblica questo titolo, giuro che non è una battuta, oggi sono un fiume in piena, la battuta è la seguente, anzi il titolo di Repubblica è la seguente: Di Maio vola in Libia, così l'Italia prova a tornare protagonista. Ora non sentite perché sono stato in silenzio. Due minuti di silenzio, no? Cinque secondi di respirazione perché ve la devo rileggere il titolo di Repubblica. Ve lo devo rileggere! Di Maio vola in Libia, così l'Italia. Prova a tornare protagonista. Io dico, ma vale tutto, porca puttana, vale tutto. Molinari oggi sulla stampa, direttore della stampa, fa un pezzo straordinario invece, serio, documentato. E, e secondo me, tra l'altro Stampa e Repubblica sono lo stesso gruppo editoriale, sempre gli agnelli la controllano. E Molinari sulla stampa ci spiega che quello che sta avvenendo in Libia è una battaglia feroce, non tra Serraci e Haftar, i due generali, uno che controlla Tripoli e l'altro che controlla... Ehm, eh, eh. <ride> Insomma, i due, i due generali della Libia, ma il fatto che l'uno è appoggiato dai russi e l'altro a stare a portare dai russi e Serragi è appoggiato e Cirenaica appunto è appoggiato dai turchi. Quindi turchi e russi si stanno combattendo la Libia, fottendo l'Europa. Complimenti. L'ultima cosa io ve la devo leggere perché è straordinario. Sorpasso della Lega in Toscana è il titolo del quotidiano nazionale e fanno ehm, le previsioni sulla Toscana. Però anche qui il problema non è che sorpassi la Lega il PD, è vedere se tutto il centrodestra che mi sembra piuttosto incasinato nella componente di Forza Italia. Saluti da Attilio e ad Alessandro che si sono collegati ora. Questa enorme e lunghissima diretta sta per finire perché voi dovete stare tutti là fermi. Dov'è il mio libro? Dov'è? Eccolo. Aspettate, aspettate. Questo è l'unico libro che voi dovete fare e regalare a Natale. Il libro si chiama Le tasse invisibili. Ma il problema non è il libro, sono i consigli dei regali del Corriere della Sera. Rullo di tamburi! Non lo so fare perché vi giuro, oggi oltre al titolo. Ve lo rileggo. Di Maio vola in Libia, così l'Italia prova a tornare protagonista. E questo è il titolo di Repubblica. Il Corriere della Sera, cara Caterina, Otello, cari amici, oggi ci dice due pagine intere quali sono i regali ecosostenibili. Ma vaffanculo! Adesso ve li leggo, posso leggerveli? I regali ecosostenibili. Io dico. Io non so cosa. Io, io, io oggi sono, sono esausto. Sono esausto perché io quando leggo i giornali di oggi, la lettura, il Corriere, noi tutti noi giornali, io dico: Ma noi veramente parliamo sul serio, noi veramente oggi stiamo dicendo quali sono i 10 regali ecosostenibili, ve li leggo! Allora, Paola! ferma là, concetta, for, ferma là, anche voi qua su Instagram, adesso ve li leggo uno per uno perché invece di comprare il mio libro, le tasse invisibili, che non è ecosostenibile, questo fa schifo, è fatto di carta, di piombo, di energia elettrica, comprate questa roba qua, no! Il Corriere della Sera sapete che vi consiglia? Il cashmere riciclato. Il cashmere, ma sembra un film di Zalone! Il cashmere riciclato, secondo regalo ecosostenibili cosmetici naturali e poi ti spiegano tutti questi cosmetici della minchia naturali. Terzo regalo, blazer con fodere recuperate. Blazer con fodere, io ce lo vedo, un bello operaio dell'Ilva che ha un bel blazer con le fodere rigenerate. Un albero di cartone, ovviamente, perché l'albero come lo volete prendere? Un albero di plastica non va bene perché la plastica, un albero vero non va bene perché è vero e l'albero di cartone che sarà un cazzo di cartone riciclato. Poi Beh, i vini non possono che essere quelli del canti, ma biodinamici. Ma, ma chi di voi non beve un vino biodinamico? A morti de fame, il vino deve essere solo biodinamico! Ma siamo arrivati al più bello, il bento box! E voi dite, ma che cazzo è il bento box? Ve lo spiego io. È un contenitore pratico per l'ufficio, mette anche la marca, che ha un vantaggio incredibile. Il bento box ha un vantaggio incredibile. E chi di voi non regala un bento box a Natale? Il bento box, sapete che cosa c'ha? Viva il bento box! ha le decorazioni responsabili. Il bento box ha le decorazioni responsabili. Ma questi, quando scrivono questi pezzi, ma ci credo, no? Ha le decorazioni responsabili ed è fatto con silicone vegetale. Silicone vegetale. Io dico, ragazzi, quelli che voi di voi che vedono questa zuppa, come cazzo fate a non avere regalato un bento box con decorazioni responsabili e silicone vegetale. Ovviamente molti di voi sapranno che in Italia ci sono il 75% degli italiani che ha lo smartphone, quello con cui mandiamo la zuppa. Il 9% degli italiani non vuole prestare lo, solo il 9% degli italiani sarebbe disponibile a prestare lo uno smartphone per farlo caricare ad un altro. E allora arriva il decimo regalo ecosostenibile che ci consiglia il Corriere della Sera il carica batteria a manovella e su questo io dico che ce l'abbiamo fatta la cagata del giorno oggi sono i dieci regali ecosostenibili del Corriere della Sera Inquinate. Io adoro l'idea di uno con un bel Brad Wuster preso a, um, a 500 km da qua, mangiato con una bella Coca-Cola, eh, condito con un Big Mac, con il cetriolo del Big Mac e su una 356 Porsche del 1980 lasciata accesa mentre te mangi il Big Mac con la Coca-Cola! E godi come un riccio perché io il bento box glielo lascio ai giornalisti del Corriere della Sera. Comunque, Elena, le decorazioni siano sempre responsabili. Io su questo vi saluto. Vi auguro un'ottima domenica. La mia ormai è stata distrutta dai 10 regali ecosostenibili. Sto andando a comprarli e vi do appuntamento domani a Quarta Repubblica. E subito oggi sul sito nicolaporro.it vi consiglieremo i regali più maiali che si possano immaginare. Ciao!